Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Sto registrando di fila, ragazzi, e oggi vi faccio vedere come funziona la musica su Foundry. Come Roll20, ma non come Fantasy Grounds, questa cosa mi dispiace, però noi abbiamo la possibilità di avere una regia audio, metterci dei suoni, delle musiche, eccetera, eccetera. Dopodiché vi farò vedere alcuni moduli che migliorano l'esperienza audio, di gestione e soprattutto di automazione dell'audio, fino poi ad arrivare a Monk's Active Tile Triggers per consentire di fare delle cose che sono illegali. Illegali. Vedrete. Ora, ragazzi, cominciamo col dire questa cosa. Questa è una scena di una foresta, ok? Sarebbe bello se ci fosse, ad esempio, un sound effect di una foresta, no? Che cosa faccio? Tanto per cominciare, io vado nella sezione playlist e qui noi non abbiamo niente, abbiamo soltanto il volume di playlist, il volume di ambiente, se avessimo ad esempio dei suoni ambientali che potremmo mettere, ovviamente poi farò vedere una cosa proprio fatta apposta, e infine interfaccia, i suoni ambienti, cioè proprio di interfaccia, il roll dei dadi, oppure se ci sono dei suoni di sistema, eccetera, eccetera. Io di solito lascio sempre così di default, non tocco niente. Cominciamo a vedere come si può creare una playlist. Tanto per cominciare possiamo creare delle cartelle. Io ad esempio posso metterci una cartella suoni ambientali, musiche dark, musiche tristi, oppure sound effects, se voglio degli effetti sonori particolari. Posso suddividermi tutto in cartelle, al momento non ci interessa, quindi che cosa faccio? Creo semplicemente una playlist, do un nome e la chiamo ambiente, ok? Qui io metterò dei suoni ambientali per l'appunto e metto crea playlist. Qui abbiamo la possibilità di poter modificare qualcosa, il nome della playlist, la modalità playback. Cosa significa? Playback sequenziale, tracce in ordine casuale, playback simultaneo, solo soundboard. Soundboard, oddio scusate. Allora, playback sequenziale significa che finita una musica mi passa all'altra, perché in una playlist posso mettere più musiche. Finita una mi passa all'altra, poi all'altra, poi all'altra e poi all'altra. Tracce in ordine casuale, cioè finita quella me ne metto un'altra casuale, ci può stare, perché no? Playback simultaneo significa che io ho la possibilità di poter mettere più musiche contemporaneamente. Posso mettere una playlist chiamata ad esempio sessione 1 oppure foresta. Se nella foresta voglio mettere il sound effect della foresta, ma assieme a quello il suono di uno che fischietta, posso metterle contemporaneamente, capite? E poi gestire ovviamente singolarmente quelle che vanno in loop, quelle che invece finiscono, eccetera, eccetera. Solo soundboard significa che se clicco su questa playlist mi fa il suono e si interrompe, stop. Quindi come se fosse una soundboard per l'appunto. Durata di solvenza, questa è una cosa che molti evitano, invece la metto sempre. Io che cosa faccio? Gli metto 1000 millisecondi. 1000 millisecondi vuol dire un secondo. Significa che mi sta creando un fade in e un fade out. Invece che partire di botta e interrompersi di botta la musica, io gli sto dicendo: no, quando metto play, dammi un secondo di appunto introduzione, che da zero mi arriva a uno di volume, ad esempio. Quindi invece che fare, mi fa, capite? Mi crea per l'appunto una dissolvenza sia in ingresso che in uscita. Posso metterci una descrizione della playlist, magari mi ricorda che c'era qua dentro, ah qua ci stanno musiche fighe, bla 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 bla. E poi abbiamo questa cosa figa, importazione in blocco. Io ho la possibilità di caricare in questa playlist tante musiche contemporaneamente, ma tante, capite? Ad esempio posso andare qua, faccio questo esempio, e adesso io posso scegliere qui di caricare delle cartelle, mettendole lì, eccetera, eccetera, nelle mie cartelle del computer, queste cose qua, proprio una cartella dicendo prendimi tutto quello che c'è in quella cartella, così come nei dati principali, che sono quelli dentro Foundry, o i dati utente, che sono quelli per l'appunto del mio computer. Ora, che cosa faccio? Al momento non metto niente e faccio aggiorna playlist. Ora, vedete che qui è comparsa appunto ambiente, non abbiamo niente, abbiamo soltanto questa più, creata suono, le traduzioni valgono fino a un certo punto, da qua noi possiamo aggiungere singoli suoni dentro questa playlist. Poi abbiamo, da qui possiamo cambiare da playback sequenziale, tracce in ordine casuale, playback simultaneo, solo soundbar, board, ma perché non riesco a dire? Lasciamolo playback sequenziale, che cosa facciamo? Poi abbiamo il tasto play, avvia la playlist, non il singolo suono, proprio tutta la playlist, ok? Andiamo a mettere un suono, ci metto una più, da qui posso mettere un suono a cui posso dire come si chiama questa traccia,
Io al momento non gli do un nome perché non ricordo se mi prende il nome dalla traccia audio, però qui posso mettere il nome. Da qui seleziono, lo faremo tra pochissimo, sfoglio i file, me lo prendo dalla mia cartella, dal mio computer e la posso caricare. A che volume la voglio questa cosa? Quindi posso settare sin da adesso un volume in cui me la setta di default, ok? Ripeti, sarebbe questa musica che sto mettendo, quest'audio, voglio che vada in automatico in loop? Posso anche metterglielo dopo, però voglio che questa mi vada in loop? Sì, boom! Perfetto, voglio che anche questo abbia una risolvenza, sempre 1000 millisecondi metto io, potete metterne meno, potete metterne più, scegliete voi. Dopodiché che cosa faccio? Scelgo la traccia, come vedete io qua non ho niente, metto scelgo, scegli file, da qui mi apre le mie cartelle. Adesso che cosa faccio? Io andrò a cercare nel mio computer delle musiche di sottofondo, io qua ho un mare di suoni scaricati tutti da Epidemic Sound, quello che utilizzo io ragazzi. Quindi che cosa faccio? Vado a cercare dei suoni ambientali. Vediamo dove sono, effetti sonori ambientali. Andiamo a cercare un po'. Quindi abbiate pazienza un attimo, così me li trovo. Ok, trovato, effetti sonori foresta. E metto apri. Io qua l'avevo salvato così, effetti sonori D&D foresta MP3. E metto seleziona file. Vedete che in automatico mi mette il nome qua. Quindi me l'ha cambiato senza che lo mettevo io, perché poi a un certo punto me la cambia da solo. Aggiorna traccia. Boom. Questa traccia fa parte di questa playlist. C'è il ciclo continuo, sarebbe appunto il loop. Posso interromperglielo o metterglielo. Io in questo caso in loop. Quindi quando arriverà quella traccia non andrà oltre, ma continuerà a ripetere. Adesso che cosa facciamo? Play. Sentite? È molto basso. Io vedo che su OBS c'è il suono. Prova ad alzarvelo un po'. Adesso dovete sentirlo un bel po', perché è appunto molto molto alto. Vedete? Questo è il suono, per l'appunto, che ho messo io. Vedete? Adesso lo abbasso un po'. È proprio per farvi vedere che questa cosa funziona. Ora, quindi, che cosa faccio? Io posso fare questa cosa. Siete? Cambio scena. Ambiente, siete nella foresta. Posso cambiare il volume della traccia per tutti. Da qui invece la posso cambiare solo per me. Quindi ogni giocatore ha la possibilità di dirsi: no, io voglio sentirmela meno, io voglio sentirmela più forte. Da questo qua è proprio il volume della traccia che tu mandi anche ai giocatori, capite? Quindi ognuno c'ha una gestione. Tu che gestisci il suono per tutti, gli altri che si gestiscono il suono personale. Quindi, fatto questo ragazzi, stoppo. Ma se volessi che la musica partisse in automatico nel momento in cui vado alla foresta, che cosa faccio? Semplicissimo. Vedete qua? Foresta immagine. Configura. Ed ecco che noi qui finalmente possiamo andare in ambiente. Clicco su ambiente e scelgo qui playlist scena. Scelgo la playlist ambiente, l'unica al momento disponibile perché è l'unica che abbiamo creato. E voglio... Mettete che nella playlist ambiente io abbia... Se mettete che avessi tipo 50 suoni ambientali, la foresta, la città, la caverna, il fiume, il mare, quello che è, io gli dico che di questa playlist voglio come suono preciso questo, capite? Salva modifiche, boom. Adesso io attivo questa scena e in automatico mi ha attivato la musica. Di sottofondo adesso dovreste sentire, anche se basso, ve la alzo un attimino proprio per voi, il suono della foresta. C'è, la interrompo, andiamo ad attivare Small Village, ok? Ovviamente non mi è partita nessuna musica, io posso andare qua adesso, attiva, e in automatico mi ha fatto partire la foresta. Questo significa che io posso associare a determinate scene, determinate immagini, alcuni effetti sonori, alcune musiche, eccetera, eccetera. Questa cosa è estremamente bella, perché poi non dovete andare lì a premere play, a premere stop, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere che succede se invece attivo questa qua, dalla foresta arriviamo qua. In automatico mi ha interrotto la musica foresta, non me la fa continuare, perché siamo usciti da quella scena, quindi da sola mi interrompe quella musica e mi porta in un'altra scena, che se avessi attivato un'altra musica, ok. Se avessi scelto per entrambe la stessa
musica, quindi playlist ambiente, musica foresta, invece mi sarebbe continuata tra una e l'altra. Ottima cosa se voi state passando dall'immagine alla mappa, è sempre lo stesso ambiente e volete che la musica rimanga uguale. Ma la cosa bella che voi avete visto qui, se io metto play, adesso in riproduzione di questa playlist mi sta dando questo suono. Più playlist e più suoni possono suonare contemporaneamente. Quindi io posso mettere sia l'effetto sonoro che una musica di sottofondo, ad esempio una musica da fight, eccetera, eccetera. Capite? Ovviamente posso mettere quello che voglio. Tutte le musiche che possono essere in formato MP3, musiche che possono essere anche in altri formati di solito. Io di solito utilizzo le MP3, ragazzi, anche perché pesano meno, quindi vengono caricate più facilmente, eccetera, eccetera. Quindi questo è il metodo semplice per sistemare la musica davvero su Foundry. Ora, io assodato questo e assodato il metodo, io vorrei chiudere il video qua, perché poi voglio mostrarvi come far partire in automatico la musica da combat, cioè parte da sola quando cliccate tira per iniziativa e inizia il combattimento, e voglio farvi vedere come mettere più musiche contemporaneamente. Ma questa è una cosa che vorrei fare in maniera un po' più avanzata, perché per fare questo ci sono alcuni moduli che ci rendono la vita molto più bella, molto più figa, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, mi fermo qua, perché questo è un inizio: come si carica la musica, come funziona il discorso delle playlist, come metterlo direttamente su una mappa, eccetera eccetera. Ma poi nei video successivi io farò vedere appunto come mettere dei controlli di suono ambientali, perché io di questa mappa potrei mettere, anzi facciamo questa, mettiamo che io sono qua, io posso far sì che ad esempio qui, questo qui, avete visto, ho messo un suono, vi posso dire che ad esempio questo è un suono ambientale, quindi significa che tizio, fin quando non è vicino alla fonte audio, non sente la foresta. Quindi vedete? Così non lo sento, mi avvicino, lo sento, più sono vicino, più si sente. Posso anche dirgli, ovviamente, le coordinate, il raggio dell'effetto, voglio che si riduce il rumore, se è vincolato dalle mura, cioè se le mura non fanno passare il suono, se a che volume posso metterglielo. Posso anche dirgli, ovviamente, ragazzi, nel muro, si va dalle impostazioni del muro, io vi posso dire che questa porta possa dare delle limitazioni del suono, quindi posso dirgli, io voglio che il suono invece passi un pochettino, quindi cose ancora più avanzate. Però capite effettivamente che qui le possibilità sono immense, perché io gli posso dire, io voglio che da questa porta si senta qualcuno che piange, o qualcuno che russa, mi avvicino, e a un certo punto più mi avvicino, ma c'è qualcuno che russa. Aspetta, e il volume aumenta man mano che ti avvicini alla fonte sonora, e tu lo senti proprio. Capite ragazzi? È bellissimo. Niente, ve lo spiego più avanti ragazzi, come al solito iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, commentate perché ci aiuta a vedere a quanto ragazzi. Quindi vi ringrazio per tutto, saluti e frecce, ci vedremo in un prossimo video qui su Wikiroll.